La notizia è stata pubblicata attorno alle ore di pranzo dal quotidiano locale Il Piccolo sul proprio sito internet, di quelle che ha fatto tremare i palazzi del comune e anche il sindaco di Trieste Roberto Cosolin, nonché tutto il Partito Democratico. Nell'articolo si legge che la proposta di partecipazione alla marcia in Porto Vecchio di sabato scorso, dettata da alcuni docenti dell'Istituto Comprensivo Svevo e i propri studenti, è diventata un caso politico. Il consigliere regionale del PDL, infatti Pirotto Noni, la definisce una grave violazione di quella norma che in democrazia preserva l'istituzione scolastica da ogni tipo di appartenenza politica. Ribatte la dirigente scolastica della scuola Svevo, ricordiamo scuola superiore di primo grado, e chiarisce Maria Cavaglio Orel, dirigente scolastica. Questo invito, di cui mi assumo la responsabilità in toto, non nasce assolutamente da motivazioni politiche, bensì da motivi didattici. Abbiamo ritenuto fosse opportuna la condivisione ideale di un progetto didattico che l'anno scorso ha coinvolto 900 ragazzi sul tema di come immaginarsi la poter realizzare in Porto Vecchio. Tutto bene, se non fosse che la situazione della dirigente è alquanto mai sospetta, perché appunto analizzare questa situazione c'è da dire che l'aspetto politico, la dirigente dice che non c'entra, però bisogna accettare anche questa risposta, anche se la dirigente viene fuori che è la moglie di una persona che alle scorse elezioni era candidata niente poco di meno che del Partito Democratico alle scorse elezioni provinciali ed è uno dei fondatori dello stesso partito a Trieste, coincidenza che importerebbe un chiarimento. Il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, dice di non sapere nulla, a questo gli crediamo, visto che là dentro tutti vanno ognuno per la propria strada. Intanto dal lato politico la maggioranza, che già ha grossi problemi, inizierà sicuramente a discutere su quanto accaduto. Sinistra Ecologia e Libertà nelle prossime settimane avrà un incontro interno per decidere se stare in maggioranza o se uscire. Anche Italia dei Valori è molto perplessa su questa situazione. Insomma, il sindaco Roberto Cosolini o cambia rotta, come dichiarato ai nostri microfoni alcuni giorni fa dagli esponenti del SEL, oppure ci sa che Cosolini non vedrà il panettone di Natale. Una situazione questa, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Sergio Lupieri, che dice che alle peggio non è mai fide, sconcerto nel mondo politico anche del centro-sinistra. Non bastava la riconferma di Massimo Paniccia, la guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, dove addirittura anche i componenti della sua stessa maggioranza non sapevano nulla se non a cose fatte, addirittura qualcuno l'ha saputo direttamente da noi, chiamato nel pomeriggio di martedì. Una situazione per Cosolini che dimostra come quando si vuole fare tutto da soli, tutto va a scatenare. Fascio. Una cosa è certa, è gravissimo che i ragazzi siano andati al Porto Vecchio, anzi magari fossero andati perché le immagini hanno ben dimostrato, quelle raccolte nei sabati, che là c'erano turisti, ma sicuramente studenti neanche l'ombra. Una giornata scampagnata, ora bisognerà vedere se per caso questi ragazzi le giustificazioni li hanno fatte i propri genitori o se invece se ne sono autografate come sembrerebbe e che i professori abbiano accettato in maniera magari, diciamo così, inconsapevole, ma allo stesso tempo con un sorriso sotto i baffi. E la situazione finisce anche a Roma, perché il parlamentare della Lega Nord Triestina Massimiliano Fedriga, che è anche vice capogruppo alla Camera, ha presentato un'interrogazione per sapere quello che è accaduto alla scuola triestina, una manifestazione che Cosolini ha in tutti i modi cercato di fare passare come istituzionale, ma istituzionale lì non c'era veramente nulla. Una vergogna questa, perché la politica deve stare fuori dalle istituzioni, almeno per quel che concerne le situazioni ufficiali. L'istituzione non può andare a protestare contro un'altra istituzione. Cosolini, insomma, possiamo dirla, l'ha fatta grossa, anche magari se involontariamente. Quello che invece non si può proprio digerire è che non ci siano ancora sul tavolo della dirigente scolastica le dimissioni della moglie di un esponente del Partito Democratico, che ha invitato i suoi ragazzi a non andare a scuola per andare a una manifestazione che era politica, e poco importa se la dirigente ha detto che lì c'erano un po' tutti i partiti. Si deve andare a scuola, altrimenti se diventa un optional, veramente chissà dove andiamo a finire.